Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Non dimenticatevi da subito di iscrivervi al canale se non siete iscritti e di lasciare un like. Oggi parleremo dei power bank. In questo caso, questo qui è un fai da te cinese, infatti l'ho preso su AliExpress, me lo sono costruito, però da buon riciclatore io di solito li costruisco da pezzi di recupero. Infatti questo qua è stato costruito grazie a una bottiglia di una Fanta, un'aranciata, e poi ho utilizzato un inverter che avevo preso da AliExpress quasi 2 anni fa. La batteria interna è di un vecchio telefonino. Quindi passiamo con questo video a spiegarvi come è possibile calcolare realmente la capacità della batteria che ci servirà per avere una carica che dura secondo le nostre necessità. Allora, cominciamo a spiegare come in pratica si calcola la capacità reale di una batteria. Quindi, allora, ci serviremo ovviamente la legge di Ohm. Giusto per accennarvi, io ho realizzato un software che si chiama Cama Elettronica, dove è possibile effettuare calcoli semplificati per i nostri progetti. Allora, utilizzerò la legge di Ohm, qui già ho preparato uno schemino come esempio e l'ho già integrato anche nel mio software. Se avete altri suggerimenti su come migliorarlo, lasciate nei commenti che cercherò di vedere quello che posso fare. Ok, adesso passiamo alla legge di Ohm. Nel mio caso io utilizzo delle batterie 18650, assomigliano moltissimo alle batterie AA, solo che sono leggermente più grosse. La tensione di ogni batteria è 3,7, la corrente totale, perché sono 6 batterie da 5A, è di 30A. Quindi la potenza finale è di 111 W. In questo caso io sto utilizzando un dispositivo che è uno smartphone che ha una tensione di 5 V, corrente da 2 per la carica, quindi necessita di 10 W. Qui arriviamo praticamente al bello. Dopo la conversione, cioè dopo l'inverter, la tensione rimane sempre la stessa, ma la corrente va a scendere. Quindi dopo l'inverter non abbiamo più la possibilità di prelevare una corrente totale di 30A, ma di 22, perché secondo la legge di Ohm, per mantenere la stessa tensione e la stessa potenza in watt, la corrente scende. Beh, questa parte qui lasciatela perdere, ne parliamo dopo. Vi faccio un esempio pratico. La formula della legge di Ohm dice che io, per ottenere la corrente, devo dividere la potenza per la tensione. Quindi la potenza in questione è 111, la tensione è di 3,7 volts. In questo caso mi porta 30A. Facciamo il caso che dopo l'inverter io abbia necessità di avere un valore in tensione di 12 volts. Quindi portiamo a 12 e vediamo che succede. Come vedete, per mantenere la stessa potenza la corrente scende a 9,25. Quindi quando sopra i nostri power bank vediamo la capacità totale, non è proprio un valore falso, si riferisce praticamente al pacco batterie, ma non alla capacità dopo l'inverter del pacco batteria. In pratica, dopo l'inverter il pacco batterie avrà un calo in corrente, proprio perché secondo la legge di Ohm io, per mantenere la stessa potenza, avrò una perdita di corrente. In pratica, per farvi capire ancora meglio, prendete ad esempio una bottiglia di 1 litro d'acqua. In commercio di bottiglie da 1 litro d'acqua ne troviamo di diverse misure, le troviamo con la pianta larga e bassa oppure lunghe con la pianta corta. Questo perché? Per garantire il contenuto, quindi la capacità di 1 litro d'acqua, si gioca su 2 valori, sulla larghezza della base e sulla sua altezza, per mantenere sempre la stessa capacità. La stessa cosa riguarda anche nel campo dell'energia elettrica. Cambia i volts, per mantenere sempre la stessa capacità in potenza si abbasseranno la corrente, oppure aumenterò la corrente, per avere la stessa capacità in potenza si abbasserà la tensione. Questo è quello che riguarda come distinguere
realmente la capacità di un power bank. Quindi ciò che vedete scritto dietro a un power bank non riguarda la reale uscita dall'inverter, ma solo la capacità interna del pacco batteria interno, della potenza, la corrente che ha a disposizione. Adesso vi volevo spiegare in pratica l'utilizzo di queste due celle, che poi lo ritroverete anche nel mio software. Questo qua ci dà la possibilità, per chi vuole progettare un proprio power bank come ho fatto io, giusto per capire quante batterie devo utilizzare per ottenere una corrente sufficiente per avere un power bank che mi possa alimentare il mio dispositivo per tot ore. Allora, facciamo un esempio. Quindi ritorniamo indietro. Io qua reinserisco i valori di una sola batteria. In questo caso è 3,7, una batteria eroga 5 A, la potenza è 18,5. Voglio che mi garantisca almeno per 24 ore, anzi facciamo almeno per 12 ore, una carica per il mio dispositivo. Qui mi suggerisce l'utilizzo di 6,5 batterie da 5 A, oppure possiamo anche arrotondare mettercene anche 7, va bene uguale. In questo caso io posso progettare un power bank che mi dia in modo del tutto sufficiente un carico di energia per il mio dispositivo. Quindi, come abbiamo visto dalla guida, il pacco batterie, che molte volte viene dichiarato come un valore diciamo reale, effettivamente non è tale. Cioè, reale sì per il pacco batterie, ma non è del tutto veritiero all'uscita dell'inverter. In pratica, dalle cosiddette porte USB non troveremo mai la capacità d'uscita che è uguale a quella descritta sull'involucro. Quindi io spero che questo video vi sia stato utile e vi potrà essere utile anche in futuro a voi per progettare il vostro power bank. Anche se non siete pratici nel cambio elettronica, potete fare anche come ho fatto io con AliExpress: è possibile comprare un kit e la quantità di batterie che vi serve. In questo modo potete costruirvene uno a vostra misura, anche se non siete molto pratici con le saldature. Vi lascio a voi una buona giornata e vi raccomando, lasciate un like se l'avete fatto all'inizio del video, iscrivetevi e condividete questo video con i vostri amici. Buona giornata.